Long play di Final Fight Mega Drive, demo del 25 dicembre 2022. È una homebrew. Final Fight è uscito ufficialmente su Mega CD, ma su Mega Drive non era mai uscito. E adesso c'è questa homebrew, di cui vi metto il link in descrizione, che è la pagina Twitter di uno degli sviluppatori, e lì troverete il link per scaricare la ROM. È ancora una demo, ma si presenta veramente molto bene. Quello che c'è assomiglia tantissimo all'arcade, si nota soltanto un decremento di colori a video, cioè ci sono meno colori a video. Poi il sonoro mi è sembrato anch'esso di qualità, anche se in questo caso si nota soprattutto per i versi, i vari urletti, un peggioramento della qualità, però ragazzi, questo è un Mega Drive, eh. Vi segnalo dei rallentamenti in emulazione. Non ho provato il gioco su un vero Mega Drive, però in emulazione ogni tanto il gioco rallenta, soprattutto quando ci sono più nemici a video. Il gioco non è ancora completo e potete vedere dal mio video che finisce praticamente dopo aver distrutto la macchina, che era un livello bonus. Si distruggeva la macchina di uno dei cattivi. Nelle opzioni, tra le altre cose, si può scegliere il livello di difficoltà e poi si può giocare in tre modalità diverse: 60 fps con 4 nemici a video, 30 fps con 6 nemici a video e 60 fps con 6 nemici a video, però in questo caso serve l'overclock del processore del Mega Drive, ovviamente. Si può giocare anche in due, e poi sono presenti alcune modalità di gioco come Time Attack e Survival, che però secondo me non sono disponibili in questa demo perché io ho provato, ma non sono riuscito a farle partire. In questo video avete il long play prima della modalità 60 fps, 4 nemici a video, e poi 30 fps, 6 nemici a video. Vi metto in descrizione il link per passare direttamente al video di una modalità o all'altra modalità. Vi ringrazio per la visione e se questo video vi piace, vi chiedo un like e un'iscrizione al mio canale.
Oh my God! Yeah!
We'll be right back.
Oh my God!